of girls like you. 안녕하세요, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi mi preparerò con voi perché volevo provare un trucco che ho visto su Instagram nella pagina di Huda Beauty, dato che mi sono arrivate le nuove Obsessions Color Block. Le due colorazioni sono strepitose. C'è chi ha detto che le palette sono già riviste, alcuni ombretti e alcune cialde le avevano già visualizzate in altre Obsession. Io personalmente le sto amando. Ovvio che non sono da tutti i giorni perché si tratta di colori comunque molto 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 accesi, però secondo me anche per fare un trucco tranquillo con un accenno di colore può cambiare il vostro look. Ovviamente Huda Beauty la trovate sia sul sito di Huda Beauty che da Sephora. E tra l'altro, a proposito, mi sono arrivati dei prodottini di Sephora che sono parte di hair care e skin care, qualcosina. Fatemi sapere se vi interessa l'unboxing, nel caso ci vediamo su Instagram nelle stories. Io direi di partire subito perché, come vedete, io mi sono gelata la skin care oggi. Ho messo i Detoxify di Pixi, li utilizzo con sotto una crema contorno occhi in modo da creare una sorta di maschera intensiva con i patch. Prima di andare a toglierli però inizierei con le sopracciglia, quindi adesso mi troverete con le sopracciglia fatte e voilà, sopracciglia fatte, adesso siamo pronti per applicare il primer. Io ero indecisa oggi perché ho detto, se devo fare una base molto intensa, qua mi sa che devo fare back to the origins, perché io utilizzavo tempo fa il Jumbo Eye Pencil di NYX nella colorazione Milk, che è la bianca praticamente, e con quella ottenevo dei risultati mica male con quei colori belli importanti. Vado prima a mettere il primer, questo qua di Diego Dalla Palma, che si chiama Stay On Me ed è un primer occhi. Comunque questi patch occhi sono la vita se volete evitare fallout ed essere sicuri di rimanere dritti, perché comunque seguono l'occhio come vedete. Perfetto, primer occhi applicato, siamo pronte. All'interno di questa pochettina super carina che mi ha mandato direttamente Huda da casa sua, abbiamo le due color block che ho ricevuto, che sono queste qui. Oggi utilizzerò lei perché a me piace. Io mi sono sempre truccata, penso che i miei primi make up prima di YouTube erano sempre di azzurro. Il sole è d'azzurro. Anche qua torniamo alle origini. Oggi è un po' sì, un po' così, perché il trucco che ho visto su Instagram nella pagina di Huda Beauty, come vi dicevo prima, è blu. Fine, mi piaceva, voglio utilizzare tra l'altro la chicca che sta all'interno delle color block. Personalmente trovo molto molto fiche, sia per la scelta dei colori di questi contrasti molto belli. Non lo so, secondo me è una bella idea il fatto di aver messo questi colori insieme, ti danno già una guida, una linea guida su come puoi miscelare, mischiare, mixare i vari colori, le varie cromie. La cosa, la particolarità di queste color block, che adesso vi faccio vedere anche questa che andrò ad utilizzare, che all'interno delle palette, come vedete, c'è una cialda diversa dalle altre. E no, non sto parlando di quella obliqua a metà, ma sto parlando della cialda con scritto cake liner, che appena la toccate la scritta va via, vaporizza, smaterializza tutto. Sono delle cialde pensate da Huda per essere bagnate, poi utilizzate proprio come eyeliner. Infatti il make-up che andrò a fare con questa palette, come vedete, ha delle fiamme di eyeliner. Non lo so, secondo me è un'idea carina. Certo, lo sappiamo tutti che si possono fare gli eyeliner con l'ombretto e l'acqua micellare, ok, siamo tutti pro. Però Huda, cioè Porella, ci ha pensato, l'ha infilata qua dentro e ha detto, per chi non lo sapesse, queste sono formulate apposta. Ci sarà sicuramente una formulazione diversa per questa cialda, perché è stata pensata per essere utilizzata come eyeliner, quindi penso e spero duri un po' di più del solito ombretto con l'acqua micellare, che poi anche quello si smaterializza. Non lo so, lo vedremo oggi, faremo la prova del 9 con questa. Molto molto carine, poi fuori sono tipo gommate, c'è la scritta in rilievo e sono gommate, sono veramente molto carine. Vado matta per Huda Beauty. Anche la pochette stupenda. Allora, la ragazza in questione ha utilizzato sicuramente il blu più intenso, dov'è? Il blu, blu, questo e quello un po' più chiaro. Infatti io credo che farò una cosa molto simile. L'unica cosa è che io non ho un... va bene, ok, lo accetto, si può iniziare. Oh mio Dio, Gloria, no, cosa stai facendo? Oh mio Dio, così ancora la... Sì, porto tutta la jumbo anche ai lati esterni, in questo angolo qua e sopra, perché lei è molto, 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 molto chiara. È un sacco, tra l'altro, che non faccio... Oh,
l'eyeliner con gli ombretti, utilizzando il vero e proprio pennello, quello fine fine. Dopo un po' che smetti di fare tutti questi make-up oltraggiosi, perdi anche un po' la manualità, no? Quella che è la tua semplicità nel muoverti. Effettivamente me ne rendo conto di essere un po' più impedita a truccarmi, ma questa è un'altra storia. Parto proprio per la tangente con prima il colore di transition leggermente più chiaro, un accenno di base. Siamo pronti. È molto blu, come potete vedere, e lo vado a picchiettare sopra, non lo trasferisco, dopo vado a sfumare il tutto. Ho notato che trasferendoli direttamente tendono un po' a diventare trasparentini. Al centro lo applico un po' più chiaro, sto usando questo qua turchese perché voglio dare profondità, non voglio che sia tutto un colore. Come vedete già è molto più acceso, è un blu potente. Con illuminante Glow Bunny, questo qua di Mulac, vado a illuminare d'immenso la parte superiore, già che ci sono inizia a sfumare questa transition. Sfumo e ci vediamo tra 80 anni. Da qua in poi parte l'azzurro più chiaro, questo turchese qua. Vado ad applicare anch'io partendo proprio da qui. Interessante. Molto carino l'effetto con questo vicino. È arrivato il momento di provare questo cake liner. Sì, è una formulazione completamente diversa dagli ombretti. Diventa proprio eyeliner. Ma che roba, raga! Potete utilizzare anche il fixing spray. Ci provo, ragazzi, ci provo. Oh, wow. Ma che carino. Sulla mia palpebra non si vede niente. Bello il colore, eh? Potevano farlo un po' più acceso per far vedere la differenza. Però sto male. No, vi giuro. Cioè, vi giuro. Che cosa sta succedendo? Questo è uno scempio. Perché sui miei occhi non posso fare questi trucchi? No, no. È sparito. No, vi giuro, dal vivo non si vede una mazza. Quante passate devo fare? No, è assurdo. Io sono un botto autocritica, ma questo è palesemente uno schifo. Cioè non... No. Ci si può arrabbiare per un make-up? Sì. Sembrano macchie. Oh mio Dio. Applico la Jumbo anche qua sotto. Così. Sono molto triste, demoralizzata dalle mie capacità. È a macchie, è a macchie. No. Vediamo se cambiando la situazione e intensificando col nero... riesco a sistemare qua la cosa. Cosa hai fatto? Perché? Cos'è successo? Cosa ti ha fatto male nella vita? Ti hanno tirato addosso cavoli marci? Cosa è successo, Gloria? Fai cagare e YouTube te lo ricorderà sempre. E poi tu te lo ricorderai sempre. Ma vabbè, dettagli. Comunque, io vado, mascara, ciglia finte, voglio compiere la situazione, voglio finire questa situazione, voglio... Le vado a piegarmi le ciglia, applicare il mascara The Longer The Better di Laila Cosmetics. Poi vado ad applicare le Baby Lolita di Mulac, le ciglia finte, perché qua l'unico modo per rendere presentabile questo make-up sono le ciglia finte. Il brand di eyeliner che io sbavo ogni volta che li vedo, ma non li compro. Perché non li compro? Mi sono anche macchiata, ma tanto qua è tutta una macchia unica. Perché non li compro? Perché non sono buona. Io non ho la palpebra, non ho la palpebra, non ho la manualità. Non è una cosa che mi piacerebbe avere l'occhio pieno di cose, ma non si vede, non si vede niente. Sparisce nei meandri del cranio e non si vede niente. Già non stavo bene perché post ciclo il mio umore era a terra, ma adesso... sono così depressa. Tanto non mi vede comunque nessuno perché abito da sola. È uno schifo. Forse è il caso che io la smetta. Mental breakdown check. Io spero che le Baby Lolita salvino la situa, perché io ho bisogno di emozioni forti. Quali uniche emozioni forti che ho avuto è stata la tonsillectomia, ok? Io sono la youtuber che ti fa sentire meglio perché sei sicuramente più brava di me. Sicuramente. Io l'avevo detto che le ciglia salvavano il tutto. Fa sempre schifo. My God. Mi voglio trasferire, me ne vado. Ho deciso, cambio casa, cambio nome. D'ora in poi mi chiamerò Margherita. Non ce li abbiamo qua degli alchekenji da mettere? Ho trovato questi nel cassetto, sono i soliti strass cosi che ho in giro. E anche questi vecchissimi di Benefit, che secondo me dopo li applicherò. Prima vado a fare la base con i miei soliti correttori. Fondotinta della vita del periodo, il Transformist di Astra. Il sole è d'azzurro. Ecco, non ho messo la protezione solare. Vabbè. E meno male che ho messo i patch occhi per non fare fallout. Che almeno, ok, che il make-up non ci piace, però almeno la base. Ok.
Vado a fare un pochino di Blushy Blushy con sempre di Huda Beauty, il Baddy Berry Chiquitin. Distribuisco poco alla volta. Qui c'è da dare un po' di luminosità nella parte sottostante. E quindi applico questo. Io non capisco. Sapete che dal vivo non è male? Che i silenzi, sai, hanno parole. Ma questo di Rare Beauty che colore è? Perché io sulle labbra vorrei... potrei utilizzarlo un attimo qua sulle labbra? Posso? Questo è Believe. Do you believe in love? Sì, ho utilizzato un blush come rossetto perché non ho sotto mano un colore per le labbra. Direi che questo non è male, non ci sta proprio male male. Una cosa che voglio fare però è applicare questi carinissimi strass che in teoria hanno già la parte appiccicosa. Raga, mi sembra un make up che ho già fatto, sicuro, perché io poi alla fine gira che ti rigira faccio sempre gli stessi e non miglioro. Nel complesso non è male, qualcosa di diverso, qualcosa di un po' più... Applico lo Psy Gloss, Eye Gloss. Vi dirò, dal vivo non è per niente male. Allora raga, il look è finito. Non sono completamente soddisfatta perché, come vi dicevo, io avrei voluto tanto vedere le onde, insomma le fiamme sulla mia palpebra. Ma uno, non sono buona. Due, non ho la palpebra adatta per questo tipo di cose. Si risucchia tutto quello che vado a stendere. Però nel complesso non mi dispiace. Ovviamente mi devono disturbare sempre. Fatemi sapere se a voi queste color block piacciono, se avete intenzione di acquistarle, se le avete già acquistate, come le utilizzate. Per quanto mi riguarda i colori mi piacciono molto, però non li utilizzerei per fare trucchi troppo elaborati come quello che ho fatto. No ragazzi, cioè io non posso registrare. Vi ho avvicinato l'inquadratura per farvi vedere il make up da vicino. Cioè a vederlo così non è per niente male. Trend del truccarmi under eye, quindi in questa parte qua, di mettere l'ombretto e disegnare qua a sto punto perché ho più spazio. E non lo so, passerò al lato opposto dell'universo, dove la gente dall'altra parte dell'universo si trucca al contrario, ecco. E niente raghi, questo è stato il video prova delle color block di Huda. Io direi che gli do un bel 8 e mezzo, non voglio dargli 10 perché sono rimasta delusa dalle cake liner, me l'aspettavo un po' più pop e meno trasparenti, ecco, anche se vado a stratificarle come vedete rimangono di quel colorino là. Forse sono molto più carine senza una base sotto, cioè senza un ombretto sotto, quindi direttamente il cake liner in giro per gli occhi, perché sennò così, non lo so, non lo vedo che si perde troppo, sì. Questa invece non l'ho ancora testata, ha tutte le cialde integre come vedete perché appunto non l'ho ancora utilizzata. Le eyeliner l'hanno fatto viola, potevano farlo lillino, invece no, l'hanno fatto viola scuro, però sono molto carine. Come sempre, se questo video vi ha tenuto compagnia e vi è piaciuto, lasciate un pollice in su e aiutate l'algoritmo di YouTube a farmi visualizzare, attivate la campanella perché anche quella aiuta. E niente raga, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.